Buon sabato 24 agosto, un brano del Vangelo oggi che ci riporta all'incontro, al riconoscimento, alla gioia dell'incontrarsi. Noi che viviamo un tempo immusonito, non sappiamo cogliere il germogliare della vita nell'incontrare il prossimo, nell'incontrare la bellezza della natura. In tutto questo vi è gioia profonda. Come sottolinea Papa Francesco nel commento, non è un esempio di proselitismo. Sì, perché Filippo desidera presentare a Natanaele, che come viene detto nel commento che troviamo nel sito dell'abbazia di Novalesa, Natanaele significa Dio ha donato. È l'incontro tra Filippo e un uomo semplice, un po' scettico. È l'incontro nella semplicità. Cosa significa per noi tutto questo come umanità? Che dobbiamo semplicemente non essere protagonisti di proselitismi e idolatria, ma essere protagonisti di relazione, nella quale scopriamo l'essenza stessa della vita, nella pienezza della gioia, nella semplicità, una semplicità consapevole, fatta di discernimento, di consapevolezza, di generosità. Proviamo a rivedere la nostra quotidianità con l'entusiasmo gioioso che incontriamo in questo brano del Vangelo. Ti presento questa persona. Incontriamo questa persona, riconosciamoci nella nostra essenza di appartenenza all'umanità. Non erigiamo barriere e porte chiuse. Porti chiusi e porte chiuse, no? Siamo invitati ad abitare all'interno di solide mura, come ci ricorda la prima lettura di oggi, dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Solide mura, ma 12 porte attraverso le quali si entra e si esce, espressione di accoglienza, di libertà. La libertà che non è nell'eclettismo, ma nelle solide mura che caratterizzano o dovrebbero caratterizzare le nostre esistenze. Lasciamoci incontrare dalla bellezza della vita e saremo protagonisti di giustizia vera e autentica e cerchiamo di tradurre in tutto questo nella sorpresa, nella gioia di incontrare nel prossimo sconosciuto il riconoscimento della vita stessa. Dal Vangelo, secondo Giovanni, in quel tempo Filippo trovò Natanaele, che ricordo significa, il significato di questo nome, Dio ha donato. Quindi c'è l'incontro con ciò che Dio dona nell'altro. E per i non credenti, naturalmente, questo significa che chiunque incontriamo è espressione vivente del dono della vita. Abbiamo trovato colui, così dice Filippo, abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti. Gesù. Qui Filippo sottolinea come è stato scritto già, i profeti hanno detto del veniente di Gesù. E chi è Gesù? Il figlio di Giuseppe di Nazareth. È di Nazareth, una piccola città, è il figlio di Giuseppe. Questo ci riporta a rivedere radicalmente la nostra stessa idea di Dio e di religione.
non un Dio fatto a nostra immagine e somiglianza, che allude sempre alla potenza dominatrice. No, è un Dio che si fa uomo, che abita in mezzo a noi. Il figlio di Giuseppe, di Nazareth, un uomo a tutti gli effetti. Il figlio è figlio. Natanaele gli disse: da Nazareth può venire qualcosa di buono? Scetticismo da parte di Natanaele. Ed è lo scetticismo che caratterizza la nostra esistenza e che non ci deve sconfortare. Abbiamo il sacrosanto diritto di dire il nostro scetticismo e ascoltare la risposta di Filippo. Filippo gli rispose: vieni e vedi. È un'espressione che troviamo in più di un'occasione nel Vangelo, nelle Scritture. Vieni e vedi. Vieni sembra quasi un imperativo, pur essendo un semplice invito. Rispondere a una chiamata, andare e vedere. Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità, un uomo di Israele. In lui non c'è falsità, questo dice Gesù di lui. Natanaele gli domandò: come mi conosci? Rimane sorpreso colui che prima era scettico. Come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Sono passaggi, vedete, di una semplicità estrema. Gli replicò Natanaele: Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Questa immediatezza del riconoscimento, colui il quale era stato visto attraverso lo scetticismo come un semplice uomo. Sì, Gesù è un uomo, è un semplice uomo, figlio di Giuseppe di Nazareth, ma basta poco a quello scettico che rappresenta simbolicamente Natanaele ed rappresenta il nostro scetticismo per innescare il processo del riconoscimento. Gli rispose Gesù: poiché io ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Tu credi? Semplicemente per aver ascoltato una parola. Non sei stato sottoposto a un insegnamento dottrinale. Non vi è stata una narrazione esplicativa teologica, no. È la bellezza e la semplicità di un incontro. E in questa semplicità di incontro cogliamo l'essenza stessa della appartenenza alla vita, a nostra madre terra. E qui oso interpretare, perché questo ci riporta alla gioia di una visione e di uno stile di vita ecologico, radicale, profondo, integrale, dove non solo vi è spazio alla relazionalità, ma soprattutto vi è la costante caratteristica della relazionalità, il germogliare della gioia nell'incontro. Poi gli disse: in verità, io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Ed è una immagine che testimonia la pienezza della realizzazione del disegno di salvezza che Gesù
figlio di Giuseppe di Nazareth, testimonia attraverso la sua esistenza e che noi incontriamo costantemente nel prossimo che ci viene incontro. Buona giornata a tutte e a tutti.